A poco più di 20 giorni dalla chiusura per una notte il 9 novembre scorso del pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia a causa del forte afflusso di pazienti Covid, la situazione nel nosocomio pistoiese è decisamente migliorata. A dirlo è la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore del presidio ospedaliero di Pistoia. Sicuramente ora la curva anche a Pistoia sta seguendo quella che è la fase di discesa che si sta verificando in Toscana ma anche in tutta Italia, e quindi la situazione è sicuramente molto migliorata, anche se abbiamo ancora i reparti relativamente pieni. L'area Covid ovviamente non è più come 20 giorni fa, dove avevamo sempre il 100% dell'occupazione dei posti letto, ora siamo all'80%, ma le terapie intensive comunque soffrono ancora un po' della pressione dei ricoverati. Quanti sono i ricoverati, per dare un'idea? Attualmente abbiamo 21 persone in terapia intensiva su 22 posti letto e in area Covid stamattina avevamo 81 pazienti su 100 letti disponibili. Di situazione generale in miglioramento a Pistoia parla anche il sindaco Alessandro Tomasi, che però rinnova l'invito alla prudenza. Sindaco, la situazione del Covid com'è ora a Pistoia? Sta migliorando qualcosa? Sì, leggermente, non dobbiamo farci illusioni, la situazione sembra più stabile guardando i numeri. Evidentemente qui si cominciano a vedere i primi risultati dei blocchi, delle restrizioni, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, anzi dobbiamo alzarla in vista delle feste natalizie. Siamo in attesa del nuovo DPCM che detterà quali sono le regole, ma quella che vale su tutti e che prevale è quella del buon senso. Non deve essere un bomba libera tutti, non deve essere un tutti liberi, ma si potranno fare, presumo, qualcosa in più, qualche libertà in più, ma non dobbiamo abusarne, perché in ospedale comunque la situazione è ancora sotto pressione.